Quanto sarebbe figo avere un indicatore che misuri le probabilità della recessione? È una cosa possibile? È una delle cose che si possono fare? Assolutamente sì, ce ne sono tantissimi in verità, no? Ma ce ne sono alcuni, diciamo, un pochino più osservati di altri. Lo spread che in qualche modo viene monitorato da tutti, e quindi quando dico tutti, fondi, hedge fund, ma anche investitori retail, è lo spread a dei rendimenti 10 anni, 2 anni dei bond americani. Ed è molto interessante notare qualcosa di figo. La linea violetta intensa rappresenta quello spread. Guardate un po'. E È quindi forte perché questa è. questo è un indicatore che ha avuto sempre un rapporto statistico molto forte, cioè non ha quasi mai fallito. Quando l'indicatore torna su, quindi rompe in basso la linea dello zero, torna su, rirompe verso l'alto la linea dello zero, ecco, quello è l'innesco. E poi ci sono una serie di motivazioni, magari le approfondiremo in un altro momento, no? Cioè, per Grazie, quale motivo? mi piace sottolineare l'innesco, non ci sta dicendo che ora siamo in recessione, ma ci sta avvisando che ci potrà essere una recessione nei prossimi mesi. Però a noi questo segnale non basta, perché lo guardiamo a sistema con un altro spread. Vediamo quale. Lo spread, vedete, qui abbiamo la sovrapposizione di due spread. Quindi qui abbiamo trasformato in rosso quello che prima era violetta, quindi lo spread bond 10 anni, 2 anni, e abbiamo aggiunto un altro indicatore che è lo spread dei bond 10 anni, 3 mesi. Poi guarda, sarà interessante fare un'altra pilloletta per spiegare che cos'è questa roba e perché funziona così, Esatto. perché qui c'è tutto l'ambaradan del rapporto tra i tassi di interesse che crescono, le banche centrali che controllano l'inflazione, cioè qui è tutto qui dentro raccontato. Però torniamo alla pillola, no? Qui noi abbiamo uno zero, che è quello che stiamo raccontando adesso, in questo momento, quindi siamo lì. Cioè, ma si sarà innescato, non si sarà innescato? Perché usiamo questo secondo indicatore? Perché se andiamo a guardare lo zero di questo secondo indicatore, possiamo notare che diciamo è ancora abbondantemente sotto lo zero. E se guardiamo lo storico, in verità questo spread ci dice con una maggiore sensibilità che quando si invertirà anche lui e ritornerà irripetendosi verso lo zero, allora sì che siamo ancora più vicini al fatto di aver innescato la recessione e che è imminente averla dopo qualche mese. Che è interessante perché vediamo storicamente in grigio le aree recessive e vediamo proprio come il sovrappasso, no? Cioè quando rompe verso il basso e rirompe verso l'alto, effettivamente poi innesca una E recessione, un se ci fenomeno fai caso, recessivo. Max, il secondo spread è un pochino più vicino alle aree grigie, quindi ci sta dando un segnale importante, è più sensibile, cioè quando si inverte anche questa curva, è ovvio che il segnale prende più consistenza come fase di innesco. Chiaramente non c'è un indicatore perfetto, ma è un insieme di cose che è fondamentale all'interno di quello che noi chiamiamo la cascata probabilistica, controllare per poi adattare queste letture del ciclo economico alla effettiva operatività, che poi è quello che realmente ci interessa.